Ciao a tutti, sono qui con Leo Daniele. Ortolani. Ciao, ciao. E partiamo già con una fake news, perché non è vero che Leo Ortolani leggerà Bedelia. L'ho già letta. Esatto, non serve rileggerla insieme. Sì, no, poi. Ma almeno che si intenda tipo la legge sono io, tipo Sì. Ortolani legge Bedelia. Una roba del genere. Alla Gasman. Esatto. Allora, buttiamoci subito, togliamoci il sassolino con è morto Sean Connery e siamo un pochino più tristi, anche se aveva i suoi bei 90 anni, insomma. Il mondo è sempre meno leggendario adesso. Già. A parte che la vera notizia triste è il fatto che l'ultimo film che ha fatto è stata La leggenda degli uomini straordinari, però. Guarda, ci sta. Se pensi agli ultimi film che hanno fatto tutti i grandi, Anthony Quinn, che ha fatto Avenging Angelo con Stallone e Raoul Bova. Cioè, l'ultimo film, Fantozzi, che ha fatto Fantozzi, Paolo Villaggio, che ha fatto Oggi Sposi con Pistarino e la Zanicchi, un film TV del. Cioè, delle cose. Vabbè, Charlton Vabbè, Heston forse se l'è cavata meglio col pianeta delle scimmie di Tim Burton. vabbè. Beh, però comunque per molti rimarrà sempre 007. Poi dipende dalla fascia d'età con cui si fa l'omaggio, insomma. Io lo ricordo soprattutto per Indiana Jones, quindi. Guarda, ti dico che ho fatto vedere Indiana Jones alla Joe e alla Lucy, no? Cos'è stato quest'estate? Sì. Insomma, la Joanna si era assolutamente affezionata a questo signore anziano, no? Ti giuro, quando sparano a Sean Connery all'interno del tempio, è si è messa a piangere. Ho detto, ma Ah. Joanna ha 15 anni, dire, è un film, amore, no? Non piange. Dai, la propria Loretta si era talmente affezionata a E poi dai fumetti sembrerebbe un operaio nerboruto, Giovanna, e in lacrime. In No, lacrime. quella è la Lucy, quella è la Ah, Lucy. La Lucy no, no. è praticamente ha un fisico della Federica Pellegrini. Non so, se mi dicono che viene da Krypton, io credo a tutto. Cioè, manca solo di vedere che voli, ma per il resto è una forza. No, la Joy, insomma, è più la donnina, più carina, più alla. Io la chiamo la Marilyn Monroe Mora, insomma, colombiana. Per cui, no, si era affezionata a Sean Connery in questo film, ma così durante il film proprio rideva e gli piaceva questo signore. Pacato, che aveva sempre la soluzione. Mi ha fatto troppo ridere quando gli sparo che sempre Ma che come sensi. vivo? Ma le tue figlie come vivono il fatto che compaiono qua e là, che ne parli spesso? Si imbarazzano o. Ma guarda, come diceva la zia, fa un giorno ti citeranno in giudizio per il libro dei due figli, altre mani ferrose, aspettati una chiamata dai loro avvocati. E la Lucy fa, ma come mi hai detto questa cosa del pannolino che facevo le cose? Oh, cacchio. Ma lui, no, tranquillo, abbiamo letto i due o tre, non ti preoccupare. Povere, povere. Però insomma sono contente, dai. Ma invece com'è presentare Bedelia senza Lucca? Ah, Ti manca? è abbastanza strano, sì. Cioè, devo dire la verità, mi sono ormai un po' abituato in questi mesi a fare la signorina buonasera sullo schermo, però effettivamente la presenza del pubblico ti dà anche quella carica, lo sai benissimo, insomma, c'è una risposta del pubblico, chiunque, diciamo così, passi per il palcoscenico di un teatro, comunque abbia a che fare con un pubblico davanti, sente una scossa elettrica nel momento in cui parla, nel momento in cui dialoga col pubblico che qua non c'è, ovviamente, cioè, per cui mi diverte moltissimo poter vedere gente appunto come te, Daniele, come Licia ieri, come insomma, i ragazzi, gli amici, quelli che incontra alle fiere. Manca questa cosa qua, ce la facciamo mancare per il momento, insomma. Beh, noi che lavoriamo con le fiere e in fiera, molto spesso ci lamentiamo per gioco del fatto che anche che c'è troppa gente, c'è troppa calca, e via dicendo, ma alla fine si è solo vecchi brontoloni, insomma, le fiere mancano, insomma. Diciamo che con la fiera dell'anno scorso, che ho fatto 5 giorni, ho fatto il pieno anche per quest'anno. Quindi Ah, va ok. bene così. Stai ancora depositando tutto Porca quanto. miseria. Era veramente dal 96 che non facevo tanti giorni così in fiera. Dal 96 ne avevo fatti 4 di seguito. Di solito faccio 3 giorni, ma l'anno scorso veramente 5 giorni in fiera sono stati un po' pesantini. Infatti sto saltando le cose, le conferenze così allegramente, non mi ricordavo più.
dove andare. Poi è molto più comodo fare tutti i panel in pigiama con magari senza neanche i pantaloni sotto, perché tanto la gente non lo sa e quindi... Guarda, io posso dire che ho i calzoni della tuta da casa perché sono in studio, ma sono venuto vestito bene, giuro. Poi dopo stare in studio, siccome lavoro per terra, non sto per terra con i calzoni. Quei vestiti a strap, tipo lo smoking. Sì. Alla Bracchetti proprio. Esatto. Arrivo strass, metto appendo e... O tipo la tuta da sub di 007 con sotto lo smoking, esatto. Scusate, ho un panel. Citata poi sia da Spazzeneghe che da purtroppo Alberto Tomba. Nei suoi... Grazie per i flashback orribili. Ma parliamo di Bedeglia, parlaci della genesi del fumetto, anche perché... perfino Luca si è confusa con venerdì 12, ma sono in continuity, c'entrano qualcosa l'uno con l'altro, sono solo un rimando, facciamo chiarezza per tutti. Certo, certo, perché magari qualcuno forse ha già visto questa, quello che ho al momento, che è la raccolta di venerdì 12 che ha fatto la BAO all'inizio dell'anno e poi dopo all'inizio del mese, alla fine del mese, cioè il 29, è uscito appunto Bedeglia. Perché Bedeglia? Perché venerdì 12 comunque è una serie che... Molti hanno già letto, anche nella raccolta recentemente pubblicata dalla Panini. E con Michele Foschini ci eravamo detti, facciamo qualcosa insomma di inedito anche per accompagnare questa uscita, perché sembra carino avere comunque anche un libro che non sia sempre magari una ristampa. Ed era interessante per me riuscire a trovare la strada per raccontare appunto qualche cosa che si legasse alla saga senza essere la saga stessa, perché ormai è già fatto, cioè non potevo fare, che ne so, una serie di piccole storielle come fatte in Venerdì 12, non aveva senso. E più quando la BAO, che è una casa editrice che a me piace molto, ti dà la possibilità di creare un romanzo a fumetti nuovo, io colgo subito l'occasione per crearmi le occasioni di difficoltà massima, insomma, nella... Ti complichi la vita da sola. Assolutamente, ma è un piacere, guarda, devo dire che è un piacere, perché è una sfida che lancia me stesso, come nella vecchia storia del pescatore, mi spingo sempre più lontano con la barca in cerca della storia interessante. E in effetti potevo fare la cosa semplice, cioè fare una versione di Venerdì 12 parodiando, non so, il fantasma dell'opera, che c'è ormai nel cassetto da anni, che vorrei farla. Essere questa la diciamo così l'occasione, però diciamo stare non lo so, a volte la cosa bella è che io ho tanti progetti nel cassetto, quando arrivo a doverne fare uno li consulto tutti, poi li metto da parte e ne faccio uno completamente nuovo, quindi quando morirò troverete dei cassetti pieni di cose che non sono mai state fatte, ma va bene così, perché vuol dire che sono state fatte delle altre. Esploderanno i cassetti per le troppe pagine, troppa pressione. Esatto, la Ghostbusters praticamente. Esatto. Visto che prima citavamo Aaron Remis. E vabbè, insomma, sostanzialmente cosa è successo? È successo che la cosa interessante da raccontare, secondo me, era proprio la figura di questa donna qua. Perché in tutto Venerdì 12, questa è un quadro sostanzialmente, è un quadro, oppure è un ricordo magari anche distorto dalla rabbia, dal rancore di Aldo, ma non è proprio la protagonista della saga. Allora, poteva essere interessante raccontare di Bedeglia. Per cui la prima cosa che mi è venuta in mente è il titolo, Bedeglia. Che subito mi sono detto, vabbè, qua faccio Cinzia, Bedeglia. Poi il prossimo chi è? Bracco, non so, Piccettino. Piccettino sarebbe una sfida meravigliosa. Però effettivamente ho provato a cercare anche un titolo diverso, un titolo che coinvolgesse comunque il nome, perché era importante che il libro richiamasse la raccolta precedente, anche se doveva essere un libro leggibile ovviamente a sé stante, così come Cinzia viene da Ratman, ma assolutamente puoi leggerla senza conoscere un unico volume di quelli usciti in 20 anni di Ratman. E niente, quindi io avevo soltanto il titolo, Bedeglia. Avevo una curiosità terribile da autore, perché non sapevo cosa avrei fatto, cioè... avevo pochi dati su Bedeglia, quelli che avevo erano quelli che mi aveva dato Aldo in Venerdì 12 e basta, non avevo altro. Quindi sei mosso attraverso i paletti di Venerdì 12 comunque, dati da, anche se erano pochi diciamo. Pochi, ma comunque ho cercato di tenere ovviamente in considerazione anche il fatto che avevamo di fronte, insomma, lo stereotipo della famosa donna fatale, insomma, bellissima, di cui la gente si innamora perdutamente e che lei utilizza proprio uso e consumo, insomma, quindi
l'uomo Kleenex quando bedeglia il raffreddore, in sostanza. E quindi niente, a un certo punto ho lasciato lì l'idea macerare come al solito nel retrocervelletto, anche perché poi c'è stato il lockdown, quindi mi sono occupato delle strisce da fare giornalmente ed ho rimandato più in avanti il lavoro di scrittura. Però durante questo periodo, a un certo punto, ovviamente di notte, posso vedermi l'idea, che ne so, alle 10:30. Le cose migliori accadono di notte. Quindi... Ma guarda, ma assolutamente. E alle 3 in particolare, ricordo l'ora, alle 3 di notte comincia ad arrivare tutta una serie di flash. Tra l'altro dormivo isolato da una parte perché non so se stava bene la cate, se ero io che avevo un raffreddore, guarda non lo so, mi ricordo. E quindi ho potuto accedere tranquillamente al cellulare senza disturbare nessuno, ho cominciato a segnarmi negli appunti del cellulare tutta una serie di cose che avrei potuto mettere in bedeglia, come se avessi già, cioè come se mi arrivasse preso tutta la trama del libro in sostanza. Ora, ovviamente non starò a raccontare il libro perché magari molti non l'hanno ancora letto, vorrebbero magari leggerlo stasera senza che gli rovinassi la sorpresa. Però per parlarne così in linee generali, la storia era quella di questa donna appunto bellissima che a un certo punto deve fare i conti col tempo che passa, perché in effetti è passato un sacco di tempo da quando si è chiusa la saga di Venerdì 12, che erano più o meno nel 2004, adesso non mi ricordo. Ok, quindi è in continuity, cioè inteso... Quasi, più o meno sì, temporalmente okay. Parlando, più o meno in continuity. E, okay. Ed era interessante capire proprio cosa fa un'icona sostanzialmente della bellezza femminile quando questa bellezza sostanzialmente, non dico che venga a mancare, ma ne arrivano altre, più giovani, diverse, è una cosa che un po' succede un po' in tutti i campi, cioè nel momento in cui c'è qualcuno che eccelle in qualche cosa, fa parte della natura che arrivi qualcun altro che prenderà poi il suo posto, perché se no saremmo ancora qua ad ascoltare, non so, Mozart, immagino, cioè, invece di parlare di John Williams, faccio per dire, insomma. Sì, sì, sì. Alla Viale del Tramonto, insomma. Sì, esatto, un po' alla Viale. Anche se Viale del Tramonto è già una che è fuori dai giochi. Qua nei giochi c'è ancora, cioè ancora quella modella di questa casa di moda segreti per cui campeggia ancora su tutti i manifesti, fino ad arrivo appunto di questa nuovissima modella, bellissima ovviamente, completamente diversa ovviamente da Bedelia. Ecco. E quindi si trova ad affrontare il futuro. Forse semplicemente il futuro, cioè cercare di affrontare l'idea di dover cambiare o di dover crescere. Allora, siccome Bedelia l'abbiamo conosciuta come una donna che non ama nessuno, sostanzialmente se non se stessa, cioè quindi molto autoreferenziale, molto, molto spietata, se vogliamo, cioè è una donna a cui i sentimenti degli altri sostanzialmente non interessano, interessano magari gli altri nei momenti in cui le servono, poi dopodiché li abbandona. Ha anche un lavoro che deve averla indurita comunque per i continui sì, combattimenti. Sì, infatti poi nel libro vedremo tutta una serie di... Io ho costruito il libro, tra l'altro, visto che si parlava prima di iniziare così di riferimenti cinematografici, l'ho costruito pensando alla 25esima ora, in un certo senso. Ah, ok. In cui Edward Norton appunto passa queste ultime 25 ore dagli amici, dal padre, dalla fidanzata, dalla mafia russa, insomma, perché deve entrare in carcere dopo, perché è stato beccato con della roba in casa e della roba del genere. Ecco, è un po' la mia colonna sonora era quella del film stesso, quindi non era proprio la colonna sonora come ho usato per Cinzia, che era La La Land, per dire, insomma, mm-hmm. Quindi era molto più lieve. Qua era un po' più dura, se vogliamo, cioè c'era qualcosa sullo sfondo che era anche leggermente drammatico. Comunque, a parte quello, la cosa interessante era... Il tutto nasconde una trama amara, comunque, adesso senza spoilerne nulla, ma già dall'incipit che ci hai raccontato si intuisce che c'è uno sfiorire dietro, un qualcosa di appunto amaro che tange. E sì. Il modo in cui Bedelia lo cerca di... ecco, cerca più di combatterlo o... di scenderne a patti? Ma guarda, ovviamente lei è uno spirito combattente, per cui sì. Sicuramente cerca di combatterlo, cerca di scalzare le avversarie, cerca però poi, senza raccontare, ripeto, il libro, si fa strada qualche cos'altro. Ora,
ti accennavo che avevo scartato una strada Sì. narrativa Ce la e puoi l'avevo dire quella che hai assolutamente scartato? sì, assolutamente Ok. sì. Faceva a coppia con un espediente grafico che mi sarebbe piaciuto mettere nel libro, ma che non aveva poi più senso mettere. Cioè il fatto che quando tu inquadravi Bedelia, si inquadrava anche un po' tipo il suo elettrocardiogramma ed era piatto, cioè una donna a cui il cuore non batteva mai. Cioè, sai cosa si dice? Le persone senza cuore, ma tu non hai un cuore. Ecco. E quindi l'idea iniziale era quella di far avere un cuore a questa donna, insomma, no? Qualcosa che le facesse battere il cuore. E l'unica cosa che subito sul momento mi era venuta in mente di fare è che restasse incinta in sostanza. E quindi a un certo punto si sveglia nel cuore della notte, sente un battito ed è quello del feto e lì finiva il libro. Cioè, come dire, sempre senza cos'è. Ed era tutta una sorta di metafora del tipo da qui in poi avrebbe amato veramente qualcuno perché era parte di se stessa. Quindi insomma, era un libro difficilissimo da fare perché. Che noi non. Allora, io e Kat abbiamo adottato le nostre figlie, per cui non ho vissuto neanche indirettamente la gravidanza di nessuno, sono di amici, di amiche, di altre persone, di cui non sono responsabile, devo dire la verità. Ecco. Quindi non c'era. Esatto, Ed è tutto registrato, quindi che venga messo agli atti. esatto. E quindi questa è stata la strada, una delle strade che avevo pensato per vedere era questa, ma l'ho scartata per motivi. Anche perché era difficile riuscire a gestirla, anche perché doveva essere magari una ricerca del padre, chi era il padre, capirai cioè, fare l'elenco telefonico e cominci veramente a cancellare i nomi uno dopo l'altro, ma senza dare un giudizio a vedere, attenzione, perché poi dopo Ma capita. sarebbe stato difficile anche emotivamente, secondo te? Guarda, l'ho trovato più difficile narrativamente parlando che a livello emozionale. Cioè, nel senso che non riuscivo a gestire bene le cose, questa cosa del battito, non riuscivo a gestire, non lo so, cioè perché non, avevo paura che non, insomma, di non riuscirci, per cui ho detto, vabbè, lasciamo stare, visto che non c'è problema, ho altre idee, quindi sono andato per altre strade, magari più accessibili a me, insomma, capacità anche in quel momento che come dico sempre, riesco a fare le cose. Con gli strumenti che ho sul momento, sia di esperienza che di tempo, che di idee che arrivano in quel momento. Poi, magari l'avessi scritto Bedelia, non so, tra 2 anni sarebbe stato diverso, chi lo sa. Vabbè, insomma, quindi ecco, questa è un po' quello che non è Bedelia a questo punto, diciamo. Ma una domanda che, vabbè, la mia passione nerd galoppa, poi magari mi deluderai Vai, vai. mortalmente. Oh, Il però. nome Bedelia. Dillo tu. No, Ok, adesso no, è non... dall'attrice che interpreta io ho No, aspetta. pensato. Tu pensa al mio cappello grigio e pensa ai film che posso aver visto. Allora, c'è il film Bedelia. No, allora c'è un. Scusa, no, allora guarda, ti vengo subito in aiuto Allora, a perché. me sarebbe piaciuto che fosse stata presa dal cognome della moglie di McLean, dell'attrice che di cognome fa Bedelia, tra l'altro. Ah, no, no, no. No, 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 no. Ok, dimmi tu no. allora. Era una cosa molto più semplice, perché sono un Ah, uomo ok. semplice, biologo. No, avevo visto Creepshow, semplicemente, il primo film. Ah, ok. In una delle storie c'era la festa del papà Bedelia, che c'è lo zombie Ah, sì, l'ho con la appena torta visto, fatta. l'82, Esatto. 82, sì, La testa ok. di lei con le candeline sopra. E siccome quando avevo fatto Venerdì 12 doveva essere all'inizio una saga che parodica sui film dell'orrore, in sostanza. Come nome mi sono aggrappata a quello appunto di Bedelia perché veniva da un film dell'orrore, così come Aldo si mette la maschera di Venerdì 13 e lui diventa Venerdì 12, insomma, sta in questa specie di castello che è un attico di un grattacielo, però insomma, tutta l'atmosfera della Hammer, ecco, basta, sembra che spunti Peter Cushing da un momento all'altro. Quindi Bedelia è in una sorta di continuity anche con Venerdì 12, ma è con Cinzia? In continuity con Cinzia, dici? No, Inteso, sono nello stesso universo, c'è un universo ortolanico guarda, no, no, me l'hanno non chiesto, no, è una arriverà, bella domanda. non Io è, non sono arriverà in assolutamente. volume venerdì. Pensi a Avengers con tutti i personaggi. No, 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 non farò un Miller World, insomma. Scusa,
Scusa, no, vai, dicevi? No, no, tranquillo, no, no, cerco sempre di separare gli universi. C'è l'universo dove ci sono i supereroi con Ratman, c'è l'universo dove c'è Aldo e Giuda, c'è l'universo di Cinzia, ad esempio, che Cinzia è sostanzialmente un universo separato da quello di Ratman, perché non si accenna mai, ovviamente, al suo passato, ma si ricrea continuamente. Sono un po' un vuoto. L'autore di Capitan Harlock, Leiji Matsumoto, sì. Esatto, che lui crea continuamente gli universi in cui c'è un Harlock sempre diverso, sempre strano, magari. Quindi sono tanti universi alternativi. Ma sì. Però è qui bello. In Medelia compare il merchandising di Ratman. Compare il merchandising di Ratman perché... Ci sono le magliette con scritto Ratti che indossano anche i figli... Sì. No, perché poi ovviamente due o tre cose te le butti sempre dentro. Chiaro, chiaro. Però io vedo fili rossi dappertutto e quindi mi chiedo... Ma è impossibile scapparne completamente. Come si accorgeranno poi chi leggerà il libro, insomma. Un'altra domanda, non spoiler. Questo è Michele Foschini? Aspetta. Quello all'inizio che l'ha intervista. Ah, no, guarda. Ci somiglia. Guarda, devo dire la verità, quando l'ho fatto, detto, ma guarda come somiglia a Diego Caielli. Ah, okay. anche, è vero. Ma così, ma non è voluto, mi scusi Diego, se non è... Non... Se non è apprezzato, no, credo che comunque ci no, sta, beh. Ci sta. Allora... Qui il richiamo a Pamela Anderson è molto evidente, a mio avviso. No, strano. l'ho notato con difficoltà, ma mi sembra di averlo notato. E, sì. Però all'interno Bedelia assume la forma di diverse star anche. Quali ti hanno ispirato? Ah, guarda, se mi dai due secondi mi giro qua dietro e prendo una cosa. Anche... Se la trovo. Attenzione, stiamo per vedere le riviste sconce di Ortolani. Sì, esatto. Attento al facehugger che potrebbe... No? No, lui sta lì, solo che no, non la trovo. Strano, era qua. Ma qua. Tipo Farrah Fawcett, cose così? No, ma avevo una serie... Aspetta, forse dall'altra parte. Va bene, intanto io... faccio un... Un trucco di giocoleria. Sì, fai conto che ci sono, ma in voce. No, niente, non la trovo. Mannaggia, vabbè, pace. Cosa cercavi? Cercavo la raccolta, una raccolta fotografica di Playboy, delle star, così, perché c'era in copertina okay. Pamela Anderson, l'avevo comprata subito tra le copertine. Ah, chiaro. In copertina c'era una delle pose che poi ho voluto ricreare anche all'interno del libro, dove c'è lei che si tiene i capelli così, molto bella, un po' di tre quarti, così. E quella è ispirata ovviamente sempre alla Pamela nostra. Ma di altri modelli, devo dire che ho cercato di ripensare al famoso, come dire, fai conto che verso la fine degli anni Ottanta, ti ricordi, c'erano tutte queste supermodelle, quindi dalla Cindy Crawford alla Linda Evangelista, tutta una serie di straordinarie bellezze che erano diventate come delle dive, cioè delle dee in sostanza, no? Per cui c'erano calendari, si parlava solo di loro, la Naomi Campbell, tutte queste cose qua. E quindi nelle immagini all'interno cerco, tra virgolette, un po' di recuperare quel periodo lì. Ecco, diciamo che Bedelia fa parte un po' di queste... Anni 90, star. Quindi... Quindi un po' anni 90, almeno come idea di base. Poi dopo no, perché stiamo nel 2020, per cui... Nel volume compare anche la madre di Bedelia, che a chi si ispira quella. Esatto. Ma guarda, lì non ci ho visto un po' di Sharon Stone anche. Un sì, po'... per il taglio un po' così sì, alla... Sì. Esatto, è vero, alla Basic Instinct. Potrebbe essere, effettivamente. Un po' anche alla Beauty, alcuni personaggi di Beautiful degli anni 90, che adesso non mi ricordo, avevano quel taglio lì da stronza sì, proprio. Esatto, è terribile. No, in effetti ci starebbe bene la Sharon Stone come la madre. Sì, è più la mamma di Stifler la mia, cioè nel senso che un po' più si è appesantito dall'alcol, ecco. Ah, ok. No, la Sharon Stone ancora, l'ho rivista nel Young Pope lì, che è ancora splendida forma. Ha ancora qualcosa da dire, giustamente. E compare anche la direttrice di Segreti. Sì.
È una specie di, di Maleficent. Sì, si ispira a Maleficent. Ma sì, perché... cioè, volevo creare un essere quasi androgino e al di fuori del tempo, perché una che viaggia, diciamo così, usando dei corpi delle altre, come qualcuno che è una specie di vampiro, in sostanza, cioè, assorbe la giovinezza. Mi ricordava un po' anche le Bene Gesserit di Dune, non so se ti ricordi il film di Lynch, erano vestite così, però è la mia mente che cavalca. No, io perché l'ho visto, ma guarda, l'ho rimosso perché per me era di una pesantezza, purtroppo all'epoca non sono stato in grado di apprezzarlo. Quindi adesso attendi quello nuovo di Dune che arriverà? Guarda, non con grandissimo entusiasmo perché soffro un po' la presenza di Timothée Lee, come si chiama? Davvero? A me dà un fastidio quel ragazzo, mi spiace perché non c'ho mica niente, però a pelle... Questi giovinastri? Forse è stato il film di Guadagnino, non so, chiamami col tuo nome, così. A me è rimasto qui perché dai. Di Dio. Quindi è tutto, ma cioè, non è, ripeto, non è per il tema trattato perché ne ho visti tantissimi meravigliosi. Ricordo addirittura anche quello con Rupert Everett quando era giovanissimo, e di cui non ricordo il titolo, ma credo che fosse sempre di Ivory. Mm-hmm. Quindi vabbè, mi ricordo. Lo ritroverete con Google Ivory Everett. Quindi allora Dune è stato spostato per ovviamente tutta la pandemia. Alcune tue opere non le hai fatte per colpa del... Cosa non hai fatto per colpa della pandemia? Allora, non sono andato a vedere Fast and Furious. Ok, questo è un grave danno, immagino. È un gravissimo danno. L'ha mandato aprile del 2021, io non so se ci arrivo. E non l'ho visto, ci sono tanti film che sono stati spostati, che li aspettavo, insomma, con curiosità. Io credo che la prossima volta che sarò al cinema e sentirò il logo della Marvel, così piangerò, so che mi commuoverò, perché mi manca. E delle tue opere invece cosa sono state influenzate, a parte ovviamente quella che parla proprio del Covid, ma ci sono alcune cose che delle tue opere che non sei riuscito a portare a termine per colpa di... del Covid? Alla fine io ho portato a termine tutto quello che dovevo fare, sono state spostate magari le uscite durante l'anno, per cui fai conto che i dinosauri che ce l'hanno fatta doveva uscire alla Fiera del Libro di Torino, è uscito più avanti a giugno, e oppure la miniserie di Starraz e Companini che è uscita in pieno lockdown, il primo numero marzo, tac! Ci avevano appena chiusi in casa, esce il primo numero, tutto. Ma che fortuna, ma che bello, ma come Ratman praticamente. però sembra sia andata lo stesso abbastanza bene. E poi dopo niente, è arrivato poi venerdì 12, Bedegna, ma quelli erano già appunto, hanno rispettato, diciamo così, l'ordine d'uscita, la data d'uscita. E si è intromesso appunto, andrà tutto bene, il libro sulla pandemia, che invece è uscito quest'estate, per cui insomma era una cosa in attesa assolutamente. Il sottotitolo di Bedelia è Amerete una stronza e molti lo hanno fatto, ma secondo te perché la gente si innamora di Bedelia? Capisco perché? Al di là della sua disponibilità, diciamo. Certo, ma che poi non è che la dia così proprio a tutti, ma lei farà un po' di selezione, spero, immagino. Perché la gente si innamora di Bedelia e delle stronze? Perché hanno carattere. E allora la gente, i sottoni come me, uso questa parola perché me l'hanno insegnata le mie figlie, ai sottoni come me è capitato spesso di innamorarsi di donne di carattere. Alla fine sono riuscita anche a sposarne una, per cui dai, non è andata malissimo. E però per il resto è stato un disastro, ecco, soprattutto il caso che ha generato poi venerdì 12. Mi sono trovato di fronte una che... giorno prima, sì, completamente, il giorno dopo, cioè, no, guarda, ho degli aneddoti assolutamente esilaranti per voi, ma non per me, in cui si fingeva sua sorella al telefono. Cioè? Di come avevano un po' la stessa voce, no? Di famiglia, sai quando ti capita di incontrare in famiglia che madre, figlie e sorelle abbiano un tono di voce simile, perché geneticamente vengono, diciamo così, dalla stessa pianta. Sì. E questa qua avendo la voce un po' simile a sua sorella quando si era finta sua sorella, io l'avevo sgamato, ho detto, ma ascolta, ma sei tu? Ah sì, scherzavo.
No, ma le cose terribili, no. Poi ammetto una cosa, e questo bisogna che venga messa a verbale anche questo. Evidentemente era anche un rompicoglioni terrificante, era pesante, insomma, per certi versi, per cui non mi vedete qua, grazie a Dio, per un'ora, insomma, per cui mi potete anche sopportare, ma una vita insieme. Quando ti sei messo a cercare le riviste, mi sarei aspettato una X sulla schiena, sulla maglietta. Potevo farlo, mannaggia. È vero, vabbè, dai. Prossima volta. Ma sai che ci avevo pensato, ho detto, se questo libro poi lo porteremo a così in giro. E pensavo già, pensa, al circolo dei lettori a Torino in cui io entro, ho la giacca, mi giro e sulla giacca c'era questa X. In effetti, guarda, ci avevo pensato, non ci ho pensato purtroppo per oggi. Peccato. Quindi hai incontrato, cioè, il comportamento di Bedelia è stato ispirato da quello che ti è accaduto, da storie, un po'. Guarda, se devo dire la verità, è uno stereotipo, ovviamente, il comportamento Ok. di Bedelia. Quindi non è che esistano donne fatte, cioè stronze, Chiaro, o chiaro. stronze perché non te la danno, in sostanza. Cioè, Sì. questo è il classico discorso da uomo medio, insomma, non è quello. Quindi su questo gioco qua di stereotipi io poi ho costruito un po' tutta la narrazione. Diciamo che al di là della definizione immediata, ovviamente c'è una persona che ha una sua storia, una sua vita, delle sue fragilità, se vogliamo. E quindi magari quello che tu non riesci in quel momento in cui stai insieme a questa persona a vedere perché sei da una parte abbagliato dalla bellezza della superficialità di questa donna e quindi non capisci, non capendola, non entri in sintonia. Se non entri in sintonia, questa ti molla, giustamente. Quindi, e tu dici, ma che stronza però, però. Beh, chiaro, chiaro. Già da subito in Bedelia, proprio dalle prime pagine, introduci anche di sguincio l'argomento religioso, quasi. Quasi, sì, quasi, ma è così. È anche lì una delle cose che mi sono così balenate in testa mentre. Volevo chiederti perché questa scelta? Guarda, allora, in parte per il fatto che Bedelia deve fare un percorso nel libro, Sì. con tutti gli eroi come Skywalker in Guerre Stellari, faccio per dire. E Skywalker ha a suo fianco prima Obi-Wan, poi dopo Han Solo, eccetera. Quindi c'è sempre una spalla. La spalla è preziosissima perché innanzitutto ti permette di fare delle battute o di far fare delle battute o comunque di commentare delle situazioni. E dall'altra parte mi piaceva questo nome anche Gaudio perché suona un po' come Giuda. Quindi se Aldo aveva avuto Giuda, Bedelia aveva Gaudio. E se Aldo aveva un essere che è un po' diabolico, che è Giuda, Bedelia, che sembra appunto così diabolica, doveva avere un angelo per forza a suo fianco. E quindi tra una cosa e l'altra, tra il cielo sopra Berlino, cioè, tra chissà quali altre influenze, anzi, tipo La vita è meravigliosa, i Frank Capra, queste cose con l'angelo caduto, no? Che dà una mano poi a James Stewart a rialzarsi così. Clarence. Clarence, esatto, non mi viene il nome, mi viene a Charlie, ho detto, facciamo stare perché infatti invece l'altro film anche i cani vanno in paradiso, Sì, quindi c'è non un c'entra. rischio. Era un po' un rischio, insomma. Anche le cagne vanno in paradiso, c'era un rischio. E quindi sì, no, quindi assolutamente la necessità narrativa di avere una spalla, così come con Cinzia c'è Tamara, è abbastanza conclamata, soprattutto quando fai umorismo. Ecco, è più difficile fare umorismo se il protagonista, no, cioè, non è che sia difficile, però se il protagonista è, tra virgolette, serio, hai bisogno di una spalla comica, comunque, che scateni determinate cose. Se invece il protagonista diciamo così, un personaggio comico di per sé, questo bisogno non c'è, non è così immediato come con Ratman, ad esempio. Ma che problemi hai incontrato con Bedelia al di là della partenza, cioè di scegliere la storia giusta? Srotolare la trama ti ha causato impicci, ostacoli? C'è qualcosa che non sei riuscito a inserire, ma che volevi inserire? No, guarda, devo dire la verità che boh, Cioè, c'è sarà. stata l'illuminazione, hai detto, alle 3 di notte, ma è andato Sì, subito tutto liscio? no, anche perché questa illuminazione è capitata durante il lockdown, per cui ero ancora impegnato con le strisce giornaliere, per cui l'ho messa tutta da una parte, ripromettendomi di lavorarci sopra dopo. Infatti, quando mi sono rimessa a lavorare,
C'è questa cosa bella, che quando ti arrivano delle idee che ti sembrano meravigliose, se resistono alla meravigliosità per almeno una settimana, vuol dire che sono veramente quelle giuste, se no vengono scartate abbastanza subito. O comunque gli si fa proprio tutto un passaggio, come dicevo prima, per capire se la possibilità di utilizzarle c'è, oppure se sono idee che ti portano troppo da una parte e non riesci poi a seguirle. E no, nel momento in cui tu fai questa cernita e ti ritrovi con la strada segnata, ovviamente non posso dire di quali idee sto parlando perché sono all'interno del libro e farei spoiler, e no, la scrittura è stata abbastanza tranquilla, anche perché se ci pensi, allora noi siamo usciti dal lockdown il 4 maggio, dal 5 sostanzialmente mi sono messa a scrivere, finita la scrittura, l'ho disegnata, l'ho consegnata a fine di luglio, per cui maggio, giugno, luglio, i 3 mesi, vedete, è nata, che vuol dire che è stato un parto relativamente semplice, insomma, anche da realizzare, perché comunque quando tu fai macerare un'idea nel retrocervelletto e poi quando ti rigiri per metterci mano, più o meno è già pronto, un po' come Cinzia del resto. La Bedelia ha una variant che va a pescare molto nel classico con questo vestitone rosso Sì. e ci sono anche citazioni dai film, ad esempio Casablanca, vi dicendo che compaiono all'interno del fumetto. Qual è il tuo rapporto col cinema d'amore e odio? Cioè, odio, hai capito? Allora, odio magari per le stupidate, ma certo. Esatto, lo conosciamo, ma quanto è importante per te inserire sempre questo amore nei tuoi fumetti, nelle tue opere? Ma credo che arrivi quasi spontaneamente, in quanto essendo una cosa talmente incastonata nei miei pensieri, nel mio modo di vivere alla giornata. Io quando lavoro ascolto continuamente colonne sonore, per cui sono sempre un po' in questa atmosfera cinematografica. E quindi naturalmente poi arrivano e trasudano anche su carta con citazioni, con queste copertine variant, ad esempio, che è un omaggio ovviamente a Gilda, con Rita Hayworth, che mi ricordo essere un film appunto su questa apparente donna, ma neanche tanto fatale, però insomma desideratissima, che però insomma aveva delle fragilità. Cioè, la Rita Hayworth stessa diceva, tanti suoi amanti andavano a letto con Gilda, ma si svegliavano con a fianco Rita, cioè quindi una donna normale, quello che l'aveva anche un po', diciamo, sbilanciata a livello emotivo, a livello suo personale, per cui insomma sappiamo che fine aveva fatto, povera donna, insomma, per cui insomma. Però insomma, il manifesto era bellissimo, sembrava fatto apposta per Bedelia. Poi il rosso l'ha usato mio fratello Lorenzo, che ha fatto tra l'altro un lavoro magnifico, e intendo dire un lavoro magnifico soprattutto con la copertina normale, perché fare un primo piano così era Con gli difficile. occhioni. Sì, guarda, lui è straordinario. Io ho fatto un disegno che se tu lo vedi in bianco e nero ha poche righe, cioè né più né meno, insomma, per cui ho detto Lorenzo, ti ho passato due o tre immagini anche di Pamela Anderson, certe copertine di Vanity Fair, di cose così, fai del tuo meglio. E lui è andato, ho detto guarda, l'importante è che emergano questi occhi che ti colpiscano, perché una copertina ovviamente ti deve colpire anche a distanza, perché insomma, le librerie sono piene di copertine. E quindi credo che abbia fatto un lavoro meraviglioso, soprattutto su questa. L'altra, bellissimo lavoro anche quello, però è più di mestiere, se vogliamo. Cioè, lui ha ripreso il manifesto di Gilda, lo ha, diciamo così, ha ricollocato, abbiamo rifatto le scritte, ma sostanzialmente, ha fatto solo questa scelta cromatica di fare il vestito rosso, che sembrerebbe idealmente ispirato a Jessica Rabbit, ma in effetti era solo per, alcuni richiami cromatici all'interno della copertina stessa, perché io subito gli avevo fatto la bozza col vestito dorato sostanzialmente. Però mi fa, guarda, già è biondo platino col vestito dorato, insomma, rischia di appiattire la copertina. Per cui, insomma, devo dire che le sue scelte cromatiche sono sempre abbastanza vincenti. Vedremo una gigantografia di Bedelia al prossimo Lucca o magari prima. Chi lo sa, come magari in costume, non lo so, sarebbe bello. Sotto la pioggia di Lucca in costume. Esatto. Ma chi lo sa, magari qua io mi rivolgo alle cosplayer, ragazze, se pensate di essere simili a Bedelia, prego, venite cosplay segreti e noi saremo lì ad aspettarvi. A fare le X sopra Parla la Ola. parola, esatto.
E quindi ti manca andare al cinema, visto? Guarda, moltissimo. Appena hanno aperto, sono riuscito a vedere Tenet e Greenland. Mi dispiace. Lo so, non c'era altro sostanzialmente che potesse, diciamo così, coinvolgermi. No, gli Oscar saranno difficilissimi quest'anno, cioè non oso immaginare cosa ci potrà essere. Avremo, non so, un Ezio Greggio miglior attore protagonista per Lockdown all'italiana. Hai visto Lockdown all'italiana, già che ci siamo? No, ancora no, ma ancora no. Forse quando avrò 2 ore di vita che dico no, voglio morire, forse lo guarderò e mi convincerò a tornare in vita. Il mondo pende dalle tue labbra per una recensione nel caso. No, beh, vabbè, ragazzi, non c'è neanche bisogno che lo recensisca, nel senso che così si è già recensito dal titolo. Forse non c'è neanche bisogno di vederlo, però vabbè, non... Potrebbe non esserci questo bisogno, però guarda, io sono assolutamente uno di quelli che si è guardato anche Gli Acchiappafantasmi con Christian De Sica, perché al di là di tutto Christian De Sica a me fa ridere. Cioè, ti fa ridere? Perché non riesce e quindi ridi? O perché proprio fa ridere? Perché riesce a dare quel tono, si vede che gli viene dal padre, in sostanza, che tra l'altro in questo film lui omaggia sentitamente, perché proprio non so se l'hai visto o meno, era così, aspetta, come si intitola il film? Questi fantasmi, no? Vabbè. Non I soliti fantasmi, era... ok, ho capito, ce l'ho comunque. Hai capito. Ecco, sì. In fondo, insomma, lui si confronta con lo spirito del padre, in sostanza, cioè che lui stesso... guarda, scusa se ti spoilero, però è lui stesso proprio truccato come Vittorio De Sica. Sono solo fantasmi. Ecco, io già dal trailer dove c'è lui che fa buh a quegli altri davanti, fa cazzo, si può neanche scherzare. Ecco, io da lì per me aveva già vinto. Ma sono stupidate, però vabbè. E è un tipo di comicità che apprezzi o solo da De Sica? Guarda, dipende, no, solo da De Sica, perché De Sica ce l'ha innata. Cioè, io tutte le cose, cioè tutti i film, anche quelli dei Vacanze di Natale, li ho visti, perché c'è almeno una gag che fa ridere. E spesso e volentieri è Christian De Sica a fare, tipo quando, non so, Vacanze di Natale a New York, per dire, no? C'è lui che in questa hall trova questo pianista che sta suonando e lo riconosce, anzi, questo pianista lo riconosce, e quindi comincia a parlare con Christian De Sica e lui racconta, ma sì, questi erano tempi in cui c'era, e poi c'era questa qua che si era fatta tutti, ma è mia madre, ma tua madre, e come sta? Così, cioè, cambia così, con una signorilità che mi fa troppo ridere. Mamma, e come sta? Beh, 2 anni fa, oppure l'anno scorso, è venuto Massimo Boldi a Milano a Cartoons. Chissà se mai arriverà anche De Sica. Ti troveremo in fila con il cappuccio e la mascherina. Direi, ma De Sica doveva venire effettivamente da qualche parte o mi sbaglio? C'era una fiera in cui doveva essere presente De Sica e poi era saltata. Non è stato tra le mie priorità controllare. Forse il Cartoons che è saltato quest'anno deve essere. Vabbè, insomma, fatto sta che adesso con tutto il bene per Massimo Boldi non sta dando il meglio. È un passo più vicino a De Sica. Sì, cioè, a lui riconosco anche la battuta bellissima di quando si incontra in Vacanze di Natale con questa essere energumeno, così che per salutarlo dice arrivederci, cioè anziché dire buongiorno. E quella è stupenda, sa? Però... sta facendo delle esternazioni su Twitter su pandemia, sì, che sono, ma chi gli riscrivi i testi, direi, alla Verdone, no? Beh, alcune volte non serve neanche parodiare, perché la realtà supera ogni aspettativa. Sì, assolutamente, è un po', vabbè, un po' tristezza la fa, però insomma c'è gente che lo segue, e questa che la cosa ancora più triste è quella che gli dà ragione, insomma, vabbè. Tu hai fatto una serie di strisce che proprio parlano del lockdown e di tutti questi problemi che poi hanno ispirato anche Massimo Boldi, per dire. Ma inventerà mai una storia durante il lockdown? Adesso sto aspettando i film di Michael Bay. Quell'ottimista che siamo già al Covid-23, quindi 4 anni di lockdown
Ho visto che sarà tipo Mad Max, una cosa così. Non lo so, però sarà pesantissimo sicuramente, perché ovviamente siamo ancora su questa barca e vedere sulle barche su cui stai non è simpaticissimo. Ma vabbè. E tu ci hai pensato di ambientare una storia all'interno o guarda, ti trovi meglio con le strisce al riguardo? Mi trovo meglio con le strisce perché riesco a elaborare anche il momento. Cioè, devo dire la verità, quando succedono queste cose c'è bisogno di qualche anno, almeno per me, per riuscire a parlarne, così come è successo ad esempio per le Torri Gemelle, cioè, che l'ho introdotto come elemento narrativo con le Torri Sorelle nella saga di Raton. A un certo punto mi sono permesso di citare la stessa cosa, insomma. Però sono passati diversi anni. Almeno hai bisogno di far depositare, quindi? Secondo me c'è bisogno di far depositare. Ci sarà chi comincerà sicuramente a realizzare opere che si ispirano a quel periodo, perché comunque sia, è un momento talmente particolare, talmente forte, che sicuramente chi fa, chi crea, non ne può restare intonso. Ecco, io preferisco, tra virgolette, elaborarlo e liberarmene adesso, perché mi dà l'idea di riuscire così genuinamente a liberarmene subito, in sostanza, no? Quindi a riuscire a uscirne subito da questa situazione. Quindi fare quelle vignette ti ha aiutato? Da una parte sì, da una parte ho sentito io poi a un certo punto il bisogno di aiutare gli altri, in sostanza, no? Per cui, come ho già detto precedentemente in alcune interviste, dopo aver iniziato a fare queste cose quotidianamente, non c'era proprio lo scopo di farlo sempre, però vedevo chi le seguiva, che insomma, che aveva, ne traeva forza, quei 30 secondi di che tirava il fiato durante la giornata e le aspettava quasi come se fosse, non so, un bicchiere d'acqua nel deserto. Quindi mi sentivo un po' responsabilizzato da questa cosa qua e ho cercato di tenere duro con questa sfida, perché in effetti, cioè, io facevo una striscia senza sapere cosa avrei fatto il giorno dopo. Mm-hmm. E non è come lavoro io di solito. Io di solito sono un programmatore terrificante, scrivo tutto e poi dopo disegno tutto. Beh, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Esatto. E quel volume ti ha aiutato a parlare del Covid. Infatti in Bedeglia non c'è nessuna battuta al riguardo o nessun rimando? Hai voluto inserire qualcosa? Cioè, io lo so, ma per chi ci segue... Sì, no, non ho inserito niente perché volevo che fosse una storia al di fuori di questa situazione, così come quando tu fai, cioè io quando faccio delle storie cerco sempre di collocarle in un tempo atemporale, chiamiamolo, no? In maniera che quando uno le va a rileggere anche dopo 10-20 anni riescano a funzionare lo stesso per quello che è stato raccontato dentro e non perché si aggrappano più o meno a situazioni che poi passa, in sostanza, perché sicuramente passerà anche questa. È ovvio, io ad esempio io mi ricordo tra virgolette di mia nonna che parlava della spagnola nel 18, perché si prese un cugino di mia nonna che era giovanissimo all'epoca, e mi ricordo, so dove è la tomba nel cimitero qua a Parma, queste cose qua. Qui la spagnola, che a noi sembra una cosa talmente lontana, che ha colpito forse i nostri nonni così, loro l'hanno vissuta per quei 2-3 anni che è durata. E probabilmente i nostri nipoti parleranno della pandemia del Covid-20 come... sì, 20, ciao. Sto facendo passare il buono nuovo. Il sequel, esatto. E parleranno come noi parliamo della spagnola, ma grazie a Dio glielo spero benissimo. E quindi niente, insomma, cerco di lasciarmeli indietro perché voglio che ogni storia sia leggibile sempre, insomma, senza riferimento. Poi magari sbaglio, poi si possono fare ovviamente delle opere bellissime anche basate su momenti storici particolari, tipo non so, la terra, i corvi, mi ricordo il cielo, la terra, i corvi di Turconi e Radice, che parla appunto della seconda guerra mondiale, per cui insomma sono cose che le puoi anche utilizzare per ambientare le tue storie. Io di mio personalmente cerco sempre di fare delle cose un po'. A chi si rivolge Bedeglia? Bella domanda, a chi si rivolge? Ma a chi ha voglia di leggersi un libro facendosi due risate magari pensando... C'è un target mirato? Cioè c'è un... Guarda, sai che non ci penso ormai da sempre. Ah, cioè, okay. Nel senso, è quasi...
quasi scontato che il target dei miei lettori sia sempre un target che va dai 25 ai 45 in media, come età. Al di là dell'età, ho usato il termine target, sì, ma non intendevo la fascia di età, intendevo proprio una tipologia di persona, qualcuno che ha bisogno, ad esempio, di empatizzare con qualcuno con un carattere forte, oppure magari qualcuno che odia personaggi come Bedelia e quindi vuole leggerne per deriderne, oppure per imparare di più qualcosa. Sì, no, guarda, tutti quelli che tu hai nominato sarebbero degli ottimi candidati alla lettura, guarda. No, ma sostanzialmente, guarda, tu sai che io quando faccio un libro spero sempre che si lo cerchi chi vuole farsi comunque un paio di risate, se ne fa, che fa sempre bene, insomma, ridere fa sempre bene. In più, se si riesce magari anche a trasmettere qualche elemento, tipo appunto una maggiore empatia. Io mi sono reso conto, ne parlavo con Caterina ieri, che sostanzialmente in quello che sto facendo, da Cinzia a Bedelia ad altre cose, sembra che io sia quasi una sorta di araldo dell'empatia. Ragazzi, empatizzate con le persone che vi stanno a fianco, perché magari nascondono delle battaglie che voi non conoscete, oppure nascondono delle difficoltà che voi non... che secondo me c'è un gran bisogno di empatizzare col prossimo, perché vedo che sui social è tutto il contrario, cioè nel senso si stabiliscono tante barriere, no? tante trincee, io sono di qua, tu sei di là, perché fai questo? Ma alla fine siamo un po' tutti... Le squadre, sì, che si formano, ho ben presente. Beh, Cinzia ha un messaggio molto forte, che è stato d'impatto. Bedelia, a mio avviso, anche... secondo te, cioè, Cinzia ha molte più possibilità di diventare, come lo è in effetti, come dicevi te, una sorta di simbolo? Ce l'hanno trasformato. Cioè, nel senso... Tu non avresti voluto o... No, per carità, tu sai che quando un'opera esce dalle nostre mani, poi dopo diventa proprietà di chi la legge, in sostanza. Chiaro. Quindi il percorso che sta facendo Cinzia... che mi sta rendendo orgoglioso come padre, perché effettivamente sta facendo tanta strada, a parte adesso esserci bloccati per la cosa teatrale, che era tra l'altro venuta benissimo, però è stata tradotta e pubblicata in Francia, di cui non so molto, perché i francesi sono sempre Muse de Chimie, cos'è questo? Insomma, sono sempre un po' su una certa tipo di... però non so ancora niente. Invece, ragazzi, in Spagna... un'accoglienza che mi aveva invitato ad andare più volte, ma vieni quando esce il libro, c'è addirittura l'associazione LGBT nazionale che lo ha accolto, l'ha reso praticamente come una specie di libro di testo, e addirittura chi compra un volume di Cinzia in Spagna, un euro del prezzo di copertina viene devoluto per questo progetto a favore dell'inserimento nel mondo del lavoro delle donne transessuali. Proprio perché hanno riconosciuto subito in Cinzia, questa è la prima scena, sostanzialmente lei non ottiene il lavoro perché lei è donna, ma sui documenti c'è ancora il nome da uomo, che è un problema grandissimo tra l'altro. E niente, quindi l'hanno, insomma, c'è stato un calore, un'accoglienza che ti giuro, mi hanno fatto un piacere, e non dico non me l'aspettassi, però sì, non me l'aspettavo, perché visto che è uscito in Francia. Vabbè. È uscito in Spagna, ma mi scrivono, mi mandano gli articoli, mi mandano tutto quanto. No, guarda, ho fatto la presentazione che poi hanno mandato sui loro siti. Ma stupendo, guarda, una cosa che mi ha lasciato un po' così. E Bedelia non lo so, adesso vediamo, è appena uscito, chissà che cosa farà. Però a volte sono percorsi singolari. Ad esempio quello di Cinzia, io ti giuro che è una cosa del genere, da che avevo creato Ratman, non me la sarei mai aspettata. Cioè, alla fine dici sempre i soliti ortolani, fa sempre le solite cose, però può succedere. Ultima domanda, Bedelia qui affronta il nuovo, come avevi detto, che è incarnato da una nuova modella che la soppianterà, forse sì, forse no, leggete il fumetto. Il punto è, qual è però il vero nemico di Bedelia? Il tempo? Se stessa? Cosa, guarda, affronta lei? Perché prima abbiamo detto che lei è molto combattiva, ma cosa sta combattendo? Lei affronta una cosa molto, molto, che spesso molta gente non,
non riesce a affrontare, ed è l'incapacità di cambiamento. Cioè, il fatto che lei cerchi di mantenere sempre la sua immagine, sempre se stessa così com'è, è il suo problema più grande, secondo me. Per cui, se vuoi, lì ci ho messo anch'io dentro le mie ansie, le mie paure, no? Perché comunque sia, cioè, il cambiamento c'è da ogni parte, arriva la natura sostanzialmente che ti porta a cambiare, sia fisicamente, perché comunque hai più anni rispetto a quando hai cominciato, sia a livello di produzione, perché magari non hai più determinate condizioni quando tu fai i tuoi lavori, ma ci sono altre, per cui devi stare anche dietro, cioè a determinati cambiamenti, devi seguirli, devi assecondarli o trasformarli se sei capace. Però ecco, questa è tutta un'altra questione che l'accetta chi è in grado di accettare il cambiamento. Quando non sei in grado di accettare il cambiamento, rimani un po' così, un po' cristallizzato in quello che eri, e lo vediamo anche in tantissime attrici bellissime che si cercano di plastificare, ad esempio, cioè in maniera molto semplice, oppure in gente che continua... E tu sei in grado di accettarlo? Faccio un po' fatica. Sto domanda da psicologo che mi è uscito. E te, l'unica cosa che... sei in grado di accettare? No, per forza di cose l'accetto, perché lo sta accettando il mio mito che è Stallone, quindi io sono no, scherzando, però effettivamente richiede del lavoro. A me, devo dire la verità, aiuta moltissimo avere avuto queste due figlie, perché in 10 anni loro sono cambiate in maniera, cioè, in maniera incredibile. Cioè, la Lucy, che era un soldo di calcio di 85 centimetri, adesso è una statua di una divinità greca di 1,75 m. Per cui, cioè, queste cose qua, sotto i tuoi occhi, ti fanno anche accettare il fatto che le cose cambiano, no? E quindi riesci forse anche a lavorare di più su te stesso, ad accettare determinati cambiamenti, determinate cose anche a livello proprio lavorativo, il fatto che arrivi tutta una schiera, ad esempio nel mio caso, di nuovissimi autori, bravissimi tra l'altro, no? Per cui si parla ovviamente moltissimo di loro, il tuo lavoro magari è considerato, sì, non dico scontato, però viene così messo in un sorta di sottofondo, dai Ortolani che si ride, dai che è forte, che va benissimo, anche perché io prima di tutto sono un lettore, perché sono contentissimo che arrivino nuovi autori, anzi non vedo l'ora, mi sono preso adesso l'ultimo libro della Iole Signorelli di Mattia Labadessa, per cui cioè, siamo assolutamente sul pezzo. Quindi è una questione di abbracciare il nuovo invece di combatterlo? Ma assolutamente sì, e magari anche trovare degli spunti, perché io in questo cerco di seguire un po' le orme di Will Eisner, che a un certo punto negli anni, mi raccontavano negli anni 80, insomma, andava lì questo signore che aveva finito di fare Spirit, e così tra questi giovanetti tipo Frank Miller, cosa fate ragazzi? Fate qua, che bravi, che bravi, e tac, e poi ti butta fuori la graphic novel. Pum. E che cambia praticamente il volto, un po' anche del fumetto, del modo di intendere fumetto. Qui, io non credo che riuscirò a inventarmi niente di particolare, però insomma ammiro moltissimo il fatto di certe persone di guardare a quello che arriva, perché in effetti non si finisce mai di imparare. Cioè a me, io vedo la gente che mi scrive maestro, ma maestro di cosa? Cioè, non so, di scherma, non lo so. Cioè, io sono, mi considero come quando negli anni 80 ero in classe, ero ultimo banco, sempre, perché non avevo le spalle coperte, e poi vedere cosa facevano gli altri, che è meraviglioso. Cioè, nel senso, tu controlli la situazione, e questo mi è rimasto un po' a livello mentale, cioè di vedere cosa fanno gli altri, di capire dove vanno le cose. Insomma, so che è più interessante questo, ecco, di tante altre cose. Quindi vedremo cosa il cambiamento futuro porterà a Ortolani il prossimo anno. E una cosa personale, poco tempo fa avevi fatto un disegno su Tamara. Sì. Succederà qualcosa? Guarda, l'idea sarebbe quella di fare un libro su Tamara, sì, perché c'è l'idea, però sarebbe un libro molto più cacciarone rispetto a Cinzia. Cioè Cinzia era un... musical sentimentale. Rocky, no? Eh?
L'omaggio si rifaceva a Rocky, se ben ricordo. Assolutamente, assolutamente. Per cui aspettatevi qualcosa di assolutamente fuori di testa con Tamara all'interno. Non so quando lo farò, perché come tutte le cose, come ti dicevo prima, tutte le cose che penso poi le metto da una parte e faccio dell'altro, nei momenti in cui ho la possibilità di farlo. Però è veramente, ho delle cose forti per Tamara. In più era successa una cosa durante la presentazione di Cinzia, in cui eravamo a Ferrara, ormai la sala firma copia era quasi finita, perché la sala era vuota, eravamo all'interno di questa libreria. A un certo punto cade un libro da uno scaffale, nessuno l'ha toccato. Andiamo su, l'apriamo ed è un libro d'arte di Tamara Lempicka. Quindi, cioè, allora, Tamara vuole... se non è un segno questo, io non so, già ne avevo accennato, ne stavo parlando un po' in giro così per ridere. Tac, casca proprio il libro di Tamara. Allora, dai. È un segno, allora. Io per queste cose ci sguazzo. Ah, sei uno che ascolta, vede i segni del destino, un po' tipo Science. Ma è un pazzo, sì. No. Però mi ha fatto ridere questa cosa, appunto, che avevo questa idea così, e casco lì, e proprio Tamara in copertina, dai. Non può essere... coincidenze, noi non crediamo. Beh, allora, con questo succulento rimando, direi di chiudere il nostro bel discorsetto. Spero che tu ti sia divertito almeno quanto mi sono divertito io. Ti ringrazio, Daniele. Grazie per essere venuto così a parlare di Bedelia. Grazie a te. Non chiedo se ci sono domande, perché ci sono stati un po' di problemi con i commenti, vedo, però vabbè, vedremo dove ci porterà il destino. Certo. Grazie mille Leo, e alla prossima. E da Luca Change è tutto.